Castello della Cuba a Palermo è stata inaugurata la mostra dell'arte calligrafica persiana. Veramente bellissimo questo quadro del maestro Mohamed Salazur. Anche se noi non comprendiamo il significato, è veramente stupendo, stupendo. Un grandissimo ed apprezzabile lavoro, di una grande genialità, ma soprattutto l'arte ci unisce. Buonasera, io sono il dottore Cudia, dirigo il servizio turistico regionale di Trapani. Ho avuto il piacere questa sera di essere qui in questa bella, in questo bello salone del Palazzo della Cuba all'inaugurazione della mostra delle miniature e calligrafie dell'Iran, che poi che queste qua rappresentano una cultura che è stata tramandata nel popolo della Sicilia. Questa è una manifestazione, un evento inserito in una manifestazione voluta dalla Regione Sicilia, finanziata dalla comunità europea, che si chiama la manifestazione Islam, un giardino fra due civiltà. L'Iran da sempre è un grande serbatoio culturale, un grande serbatoio di arte. L'Iran di sicuro rappresenta per tutti noi e per il mondo occidentale qualcosa di magico, qualcosa in cui credere, perché l'Iran è sicuramente un grande paese in cui la cultura e l'arte hanno un ruolo di grande rilevanza. Hamid Massoumi Nejad, la mostra calligrafica persiana, Palermo.